ragazzi con le armi, andate a buttare le armi nella munnezza. Segnate dalla voglia di pace, di non violenza. Scampia rimane un sogno di pace per tutti. Attenzione alla bandiera con i piedi, per piacere. Noi siamo qui stamattina per dire il no alla guerra. Tra due superpotenze in conflitto esiste una terza superpotenza, che è la superpotenza pacifista, e noi ci opporremo all'invio di armi che appunto, diciamo, incrementano un conflitto estremamente sanguinoso. Vogliamo la pace, ma non la vogliamo soltanto così, noi la costruiamo, e la pace la costruiamo dal basso, cioè rendendo le persone capaci di ragionare con la testa loro e rendersi conto che non è vero che chiedere la pace vuol dire essere d'accordo con Putin, perché questo sempre si dice, ogni volta, allora sei d'accordo con Putin. No, noi, io sono del GRIDAS, GRIDAS vuol dire gruppo risveglio dal sonno, e quindi il sonno è quello della ragione, stiamo vedendo bene quali mostri genera nel momento che la ragione dorme. Adesso noi non stiamo subendo le bombe, ma c'è un caro bollette, ci sono disoccupazione e cose che stanno veramente rendendo difficile la vita dei cittadini. In particolar modo in questi territori dove c'è praticamente il tasso di disoccupazione che è oltre il 60%. Quindi con un caro bollette, il costo della vita è aumentato, questo quartiere, ma penso tutta la città di Napoli e tutti gli italiani sono veramente in ginocchio praticamente. Oggi ci troviamo all'interno delle vele, dove dal simbolo, diciamo, che hanno fatto rappresentare di Gomorra, al simbolo della solidarietà, della resistenza, della lotta. Da qui parte il rito della pace, ma sicuramente non ci fermeremo fin quando non ci sarà veramente, diciamo, la pace sociale, la solidarietà, la fratellanza e soprattutto risposte immediate.